Good evening. Thank you for being at the Creating Coromandel Talk at Spazio, to our wonderful host Mariana and to my co-author Andrea. I am Edna Perez and I am sorry not to be there in person to talk to you more directly about our book and this incredible project by Marco Zanusso in South Africa. How did the book begin? Late in 2019, an ex-professor in the architecture department at the University of Pretoria, where I used to work, asked me if he could share my contact details with the daughter of Sydney and Victoria Press. I wish you could have been there to see my reaction. I was elated. This is because many years earlier, I had researched and written a paper about a very strange house that her parents had commissioned on a massive farming estate in the northeast of South Africa on a farm called Coromandel. During my initial research, my focus was on the impact that this architecture had on South African architects and their work. While I found anecdotal information about the project from interviews I had with various people and in South African archives, there was little in the form of architectural drawings, letters, photos, or direct documentation of the project. Zanusso had long passed away, as had Sydney Press, so that was not an option. I wrote to the Marco Zanusso archive in the Mendrisio Academy, the Archivio del Moderno, but at that time they had no full digital inventory of the materials on Coromandel. So many years later, being contacted by Suzanne Press was a reawakening of this interest and therefore also a huge leap in terms of my research to better understand the origins of the project and its construction. Thankfully, Suzanne very quickly put me in touch with Andrea in early 2020, and that's really where the book began to take shape and gain momentum. He shared research that he had already undertaken at the Marco Zanusso archive for an article in the Domus, and subsequently, upon returning there, he discovered that every stage of work and correspondence between the presses and Marco Zanusso had been meticulously archived by his office and was available in his office files at the archive. For us, this information was a treasure to be shared, not only as a source of inspiration, because it really inspired us, but also to document a part of architectural history where the cross-pollination of ideas from Italy to South Africa led to a significant boost in regionalism, with many young architects feeling inspired to explore a more contextually responsive architectural style that is linked to nature. This has continued to be an avenue for a new generation of architects in the country to explore and interpret in their own unique ways. At the time when Zanusso came to South Africa in the late 1960s, at Sydney Press's invitation, the country was not yet at the height of its apartheid era. Racial policies regulated the movement and opportunities of people of color. And whilst the economy was booming due to mining, fast-growing technologies, and scientific innovation in weaponry and other industries, there were cracks in the system. For Sydney Press, one of the country's most successful self-made retailers, the goal was to bring the best thinkers and professionals to South Africa at the time. The hope was that these innovative ideas would help push the bar and open new horizons and possibilities for all South Africans, in contrast to the increasing political isolation. Zanusso's two projects built in South Africa are a tangible example of this. They have withstood all these years as a testament to the vision and friendship between two countries, but also the friendship and vision of the architect and his clients. This reminds me that even these times of trouble, there are projects that follow the pursuit of excellence with respectful friendship at their core, and these are like stones thrown into a pond that will ripple on in years to come. They are sources of knowledge and inspiration for us to explore our own creative potential at these times. So I really hope that you enjoy creating Coromandel as much as we enjoyed making it. Thank you. Innanzitutto mi presento. Io, diciamo, per gran parte del mio tempo sono più che altro architetto, realizzo, faccio progetti e poi ho da sempre una mia, così, una passione, un'urgenza per fare delle ricerche tematiche.
C'è stato un momento preciso della mia vita in cui sono stato preso per un orecchio e portato, diciamo, a lavorare obbligatoriamente, nella maniera molto più approfondita, sulla ricerca, perché ho lavorato per un periodo alla rivista Domus. Mi aveva invitato Nicola Di Battista, che è diventato direttore nel 2013, e fino al 2017 sono stato a suo fianco, diciamo, come centro studi. E quindi mi era rimasta così in testa questa immagine di questo progetto, questo edificio realizzato da Zanussi in Sudafrica, e come quando ci si innamora di una forma, non capisci perché ti piace, non capisci perché ti appassiona, come può capitare verso qualsiasi altro tipo di esperienza, e ho detto è il momento per capire un po' di più. Contemporaneamente io diciamo, ero spesso in Sudafrica con degli amici, facendo altri tipi, diciamo, di ricerca, incrociando questioni accademiche con questioni, diciamo, di ricerca e di opportunità di progetti. E un bel giorno ho chiesto a loro di accompagnarmi a vedere questa villa. E devo dire che lì ho capito che al di là della forma assolutamente affascinante, misteriosa e devo dire anche molto affine, diciamo, allo spirito di Zanuso, c'era tanto tanto di più. E in quel momento, insomma, è diventato chiaro che questa vicenda doveva essere approfondita. Tanto questo è il luogo. Mpumalanga è una regione nel nord del Sudafrica ed è una regione passato, diciamo, la zona dei grandi parchi, andando verso il Mozambico. A un certo punto ci si trova in questa regione che è, diciamo, molto particolare, ha un clima particolare, e è il luogo dove Sydney Victoria Press, che sono i committenti di Zanuso, decidono a un certo punto della loro vita di acquistare una fattoria più o meno grande come la provincia di una città italiana, più o meno come ordine di grandezza. Edna Perez, che è la mia coautrice, che io in quel momento non conoscevo, lei viveva a Johannesburg. Aveva dedicato nel 2013 un articolo a questa casa di cui aveva sentito parlare da un suo professore all'Università di Pretoria. Io questo articolo non lo conoscevo. Edna nel 2013 lo pubblica per Architectures of Africa, che diciamo, è la rivista del Consiglio Nazionale degli Architetti del Sudafrica. E lei tra l'altro ha anche il piacere di viverci dentro questa casa perché oggi è una guest house e quindi molti studenti, sono tutte cose che ho scoperto in seguito. Mentre noi in Italia questa casa non la conosciamo, in Sudafrica gli studenti hanno questo mito di questa casa dove possono andare o con i loro professori o vanno con uno zainetto di loro iniziativa e per pochi soldi si può dormire in questo luogo, no? Quindi Edna ha scoperto la casa in questo modo. Nel mio caso, invece, qua siamo nel 2017, è un articolo a cui avevo cominciato a lavorare già nel 2016, grosso modo. Appunto, stavo lavorando nel centro studi Domus, chiedo a Nicola Di Battista, gli dico, guarda, c'è questo progetto straordinario di Zanuso, secondo me merita un approfondimento. E allora lui dice, va bene, vai avanti, e vado ovviamente all'archivio del Moderno a Mendrisio, dove c'è tutto, diciamo, l'archivio di Marco Zanuso, conservato anche meravigliosamente, e in larghissima parte ancora tutto da studiare. Vado là e mi aspetto che mi mettano da parte una piccola scatola con qualche documento, qualche disegno, due schizzi, e mi trovo una quantità importante di materiale. E lì comincio a capire che c'era qualcosa di più profondo da analizzare su questo progetto. E con le 13 pagine che mi sono consentite su Domus, perché più o meno è quello lì l'ordine di grandezza di un articolo lungo, io ho cercato, diciamo, di condensare, facendo una fatica bestiale, condensare una vicenda guardandola dal punto di vista puramente architettonico. Qui ho fatto veramente il lavoro dell'architetto, cioè compositivamente come è nata, come è evoluto il progetto, da quale prima idea e senza trattare più di tanto il tema della committenza, perché allora avevo visto sfogliato alcuni documenti, ma non mi era ancora chiaro quanto fosse, diciamo, profondo il rapporto fra architetti e committenti.
Dopodiché, questa bimba alla vostra sinistra, che si chiama Jane D'Amosto, Jane D'Amosto perché ha sposato Francesco D'Amosto, che è un architetto, lei è Jane Press, è la figlia, di committenti, oggi vive a Venezia, è una signora, è ancora perfettamente riconoscibile, uguale identica, mi contatta dopo aver letto l'articolo su Domus, mi scrive una mail di una riga e mi dice: sono la figlia di Sidney e Victoria Press, vorrei incontrarla. Allora io vado a Venezia, ci incontriamo e scopro che lei ha tantissimo materiale, soprattutto fotografico, e soprattutto mi racconta, comincia, diciamo, a raccontarmi una parte della storia di come è nata questa casa per i suoi genitori. Contemporaneamente, quella ragazza che vedete sulla vostra sinistra è Suzanne Press, è sua sorella, sorella di Jane, che oggi vive a Londra. Era in contatto con Edna Perez per via dell'articolo che Edna aveva scritto per la rivista sudafricana. A quel punto le due sorelle si parlano e dicono a Edna di contattarmi e quindi ci conosciamo. Nel frattempo eravamo in periodo Covid, diciamo, ci sentiamo e poi ci incontriamo in remoto. Come dicevo prima, ci studiamo un po' così leggermente interrogativi perché era evidente che insomma questo progetto, questa casa meritava molto di più che non quel singolo articolo che ciascuno di noi aveva fatto. Evidentemente nella testa di tutte e due c'era l'idea di fare qualcosa di più e entrambi eravamo in contatto anche con la famiglia, quindi insomma c'erano le condizioni per fare entrambi un lavoro più approfondito. E invece decidiamo di unire le forze. Scriviamo una sorta di accordo fra di noi dove diciamo che da quel momento in poi, con tutto quello che avremmo, diciamo, studiato in più e che poteva sfociare una pubblicazione, l'avremmo fatta assieme. E così è cominciato il lavoro, sul libro. Questa è la villa oggi, in una fotografia, di Devald van Helsingen, che è un fotografo che allora viveva in Namibia, in realtà è olandese, adesso è tornato in Olanda. Ed è l'ultimo che ha fatto un servizio fotografico professionale del 2013, è il servizio di cui poi mi sono servito per l'articolo su Domus. Bene, poi si apre tutto il capitolo sulla committenza. La committenza, questo signore che vedete è Sidney Press, è un grande imprenditore che parte praticamente dal nulla, tra Cape Town e Johannesburg, e apre, diciamo, un primo negozio, e poi la cosa ha successo. Insomma, nel giro di pochi decenni mette in piedi una sorta di corporazione. Praticamente fonda una specie di tipo la Rinascente sudafricana, si chiamano Edgars, i negozi Edgars, che catene, diciamo, retail, abbastanza importanti che si diffondono anche per tutta, l'Africa. Lui parte, dicevo, proprio dal nulla e nel corso, diciamo, di questa vicenda, a un certo punto conosce anche quella che diventerà sua moglie, Victoria Press, che allora viveva negli Stati Uniti, una persona molto particolare, estroversa, amante dell'arte, della natura e con un po' di studi di design anche alle spalle, ma molto, diciamo, spontanei, non pianificati. Questa è la coppia che commissionerà questa villa Zanuso. Questo non è esattamente l'articolo che Vittoria e Sidney leggono. In realtà non l'abbiamo mai trovato, ve lo confesso, su una rivista che allora si chiamava Realité, mi pare. Era sostanzialmente una rivista dedicata a un pubblico molto ristretto, una rivista un po' di elite, quelle da club, dove c'era una pubblicazione nella quale venivano documentati questi progetti piuttosto innovativi per quanto arcaici, diciamo, come immagine, i primi lavori che venivano fatti nella Sardegna, diciamo, di quella che poi diventerà la Sardegna dell'Aga Khan, e c'è Arzachena. Loro presumibilmente vedono una pubblicazione di questo tipo, due immagini, si innamorano fortemente di questa idea, di questo stile di vita all'aria aperta, di questa forma arcaica, di questo rapporto molto forte e stretto con la natura, quasi estremo, insomma, nella sua riduzione proprio all'essenza dello stile di vita.
E quindi decidono di incaricare, decidono di conoscere Marco Zanuso, per cui contattano il suo studio milanese e lo invitano a recarsi in Mpumalanga, in quella che allora ancora non si chiamava Coromandel, perché Coromandel, questa fattoria modello che hanno acquistato, sarà il nome che gli verrà dato in seguito. Questa è la lettera e sostanzialmente Marco Zanuso, senza sapere quasi nulla, credo anche del Sudafrica, parte e si reca a Mpumalanga. Allora, questa è una fotografia della famiglia Press, qui sono tutti già un po' più cresciuti, ma sullo sfondo si vede Johannesburg. Allora, il cuore, diciamo, degli affari di Sydney Press era ovviamente Johannesburg. E quindi era abbastanza naturale che loro scegliessero di vivere a Johannesburg. E invece loro decidono che la loro casa, diciamo, chiamiamola seconda casa, ma in realtà diventa ben presto la loro casa del cuore, la casa della famiglia, decidono appunto di impiantarla in questa fattoria modello, dove nel frattempo, appunto, avendo acquistato tutto questo terreno, hanno deciso anche di diventare allevatori di cavalli di razza, e di impiantare, diciamo, sistemi agricoli molto avanzati, tali per cui nel giro di pochi decenni diventa la fattoria modello del Sudafrica, la fattoria più, diciamo, rinomata del Sudafrica. Per quanto riguarda invece l'architettura, allora avevano, diciamo, un approccio ancora non molto modernista, diciamo. Queste sono le scuderie che vengono realizzate in un primo momento e si affidano a un architetto, Stefano Orens, che è sostanzialmente un architetto che progetta in stile storicista, no? Per cui sembrano edifici molto più vecchi di quello che in realtà sono edifici che sono stati realizzati pochi anni prima. Fino a quel momento, diciamo, la loro architettura di riferimento è questa, che era un po' lo stile che andava anche nel Sudafrica di quegli anni. E qui lo vedete attraverso una fotografia di David Goldblatt, che è un'altra scoperta che compiamo io e Edna appunto nelle nostre peregrinazioni frequentando la famiglia. Praticamente Jane D'Amosto, nella sua abitazione veneziana, ha tutte le fotografie di questo straordinario fotografo sudafricano che in quegli anni aveva documentato il lavoro, la vita, diciamo, delle persone. E a sua volta, insomma, era diventato un autore molto importante di riferimento. Sidney Vittoria, tanto per dire quanto credevano in questo progetto di fattoria modello, incaricano David Goldblatt di documentare il lavoro dei capi. E documenta anche appunto la scuderia, documenta il lavoro nei campi, documenta, tra l'altro, considerate che siamo in Sudafrica negli anni dell'apartheid, quindi il desiderio anche di Sidney Victoria è anche documentare il fatto che c'era una vita dignitosa e che c'era un lavoro fatto per, diciamo, valorizzare il luogo, ovviamente anche per business, ma sostanzialmente con l'idea di rendere questo luogo un luogo veramente straordinario e vivibile. E queste sono sempre fotografie di Goldblatt, tutte in bianco e nero. Questa è Victoria. Già da questa foto capite lo stile. Questa, dietro lo vedete, c'era l'edificio appunto delle scuderie in costruzione, per cui insomma è abbastanza chiaro che era un edificio appena realizzato. Victoria è appunto della coppia, lo spirito, diciamo, quello più legato alla vita all'aria aperta, ma evidentemente era qualcosa che toccava entrambi. E questo invece è un po' più lo stile di Sidney Press, no? Questa è la Rolls Royce con cui va a prendere Zanuso quando arriva all'aeroporto a Johannesburg e lo conduce nel luogo dove poi la casa verrà realizzata poi grosso modo qui. E quindi questa è una fotografia scattata, se non sbaglio, da Zanuso stesso durante il sopralluogo. E questo è lo stile di Zanuso, se lo conoscete, insomma, il suo modo, diciamo, di così, cominciare vagando per questa fattoria e cominciare a rendersi conto in questa dimensione sterminata a cui non era abituato, quanto
quali appigli doveva riferirsi per poter cominciare il progetto, perché una delle cose più interessanti che ho trovato nell'archivio è una planimetria, è praticamente una carta topografica ingrandita 50 volte, completamente sgranata, dove c'è una X, no? La classica X che si mette nella mappa del tesoro ed è il punto dove decidono di realizzare la casa. E non sono Sidney Victoria, ma è Marco Zanuso insieme al paesaggista, questo lo vedremo dopo. E quindi qua sta girando per avere un'impressione del luogo, addirittura girava anche in bicicletta, no? E quelli sono i figli che lo seguono, lui comincia anche a frequentare la famiglia, è una famiglia numerosa, hanno 5 figli, 3 figlie femmine e 2 maschi, e Zanuso comincia insomma frequentando in questa prima visita alla famiglia, a cominciare a rendersi conto anche un po' delle aspettative verso questa abitazione. E nelle sue peregrinazioni, allora intanto ne approfitto per dire anche questa cosa, questo è una conformazione della roccia che poi in questo punto determina una cascata. La villa che poi verrà realizzata in questo punto ha un rapporto molto diretto con questa cascata, quindi Marco Zanuso aveva visto questo rapporto, diciamo, privilegiato, questa visione verso la cascata, e diventa poi anche in qualche modo l'orientamento di questa casa. Ma soprattutto lui cercava anche degli appigli, insomma, legati Materici. all'uomo, no? Qualche segno, tra virgolette, archeologico. E in effetti trova anche dei resti archeologici, viene portato a visitare, dimostrano i resti di queste costruzioni che risalgono all'epoca preistorica, di una civiltà, i Baconi, che sono stati i primi occupanti di queste zone, e vede queste costruzioni che in qualche modo gli ricordano anche i nuraghi, a cui lui a sua volta si era in qualche modo ispirato. Ma sicuramente rimane impressionato anche durante una delle visite che compie nelle miniere, dove vede questi pali, sistemi di sostruzione, questi lunghi scavi in profondità, questa terra contenuta da delle palificate. Subito, allora, dovete sapere che nell'archivio del Moderno c'è un faldone dove la segretaria di Zanuso ha raccolto tutte le lettere, grazie a Dio anche in ordine, e le lettere si dividono in grosso modo in due tipi. Le lettere col committente, le lettere che Zanuso riceveva o che mandava a Sidney Press, principalmente parlano di tempi e di soldi. Le lettere che invece manda e riceve da Victoria riguardano la progettazione, cioè lei si appassiona tantissimo al progetto e entra molto nel merito delle questioni, ha diciamo, lunghissime discussioni con Marco Zanuso, che ha trovato dei disegni anche molto, molto particolari. Dopo magari se c'è tempo parliamo anche di questo. Questa è una di queste chiacchierate e questa è un'altra. E questa che ho trovato straordinaria è uno di tanti, diciamo, disegni di Victoria allegati a queste lettere in cui Victoria spiega a Zanuso come si fa una finestra. E questa l'ho trovata straordinaria, no? E gli spiega come funziona il ricambio d'aria, insomma, come devono essere fatte le finestre. E Zanuso, devo dire, rispetta alla lettera. Poi si apre un altro capitolo. Considerate che questo libro si è nato fra le mani, no? Perché la documentazione, certo, c'era, ma poi, mano a mano, cominciando a analizzare, come quando si fa ricerca, si aprono infiniti filoni, cominci a seguirne uno, poi l'altro, e ti si aprono diciamo, dei capitoli veri e propri che meriterebbero altri libri. Scopro che in questo faldone, con questa, diciamo, corrispondenza, a un certo punto c'è tutta una serie di lettere che Zanuso manda a Pietro Porcinaio. E lì scopro che il progetto del paesaggio, non solo della villa, ma di tutta la fattoria, risale a Pietro Porcinaio. È che quel signore che vedete nella fotografia. A questo punto vado a Fiesole e incontro la figlia di Pietro Porcinaio, che gentilmente mi mette a disposizione i disegni mai aperti di questo progetto, e scopro effettivamente quello che in parte avevo trovato all'archivio del Moderno.
Pietro Porcinai viene, diciamo, coinvolto da Zanuso, direttamente perché Sidney Press gli chiede di portare con sé, diciamo, non tanto un paesaggista, ma un progetto di paesaggio. Cioè, era chiaro che questa casa andava inserita, e questa casa e la stessa fattoria era parte di un discorso molto più ampio, di cui la casa era un tassello. Zanuso, che lavorava abbondantemente con Pietro Porcinai, lo coinvolge e fa un viaggio insieme a lui, a Coromandel. Pietro Porcinai, anche lui, si innamora del luogo, e questa è una delle foto, appunto, dove battezzano il punto dove verrà realizzata la casa. La casa viene realizzata non giù in fondo nella vallata dove c'era già le scuderie. E non viene neanche realizzata in cima alla collina, viene realizzata a mezza costa, perché giù in basso si formano delle brume, per cui c'è umidità e c'è una condizione atmosferica non molto piacevole. Al contrario, nella parte più alta ci sono dei venti prevalenti nei mesi freddi, tali per cui non c'era condizione migliore, e quindi la casa si sviluppa proprio a mezza costa. E questo è il momento in cui battezzano il punto, diciamo, dove la casa verrà realizzata. Quindi vedete Pietro Porcinai, Zanuso, Victoria. Questo signore qua è il paesaggista sudafricano, che poi prenderà in mano il progetto nel momento in cui Pietro Porcinai si renderà conto che non è, diciamo, in grado di seguire il progetto andando in Sudafrica, e piuttosto serve qualcuno sul posto. E quindi, diciamo, l'esecuzione del progetto, poi in qualche modo rispettata e in larga parte invece anche un po' interpretata, passa nelle mani del paesaggista locale. Allora, queste sono alcune fotografie scattate da Zanuso, ad uso anche di Pietro Porcinai, nelle quali comincia a studiare anche, insomma, la situazione vegetazionale e topografica del luogo. Questo è il progetto trovato all'archivio Porcinai, dove c'è il progetto che Porcinai ha proposto a Sidney e Victoria per, diciamo, la parte centrale della fattoria. E qui ci sono le scuderie, con questa strada, appunto, di ingresso, che poi verrà portata avanti fino a qui, e qui c'è dove verrà realizzata la villa. E poi c'era l'idea di un sistema di raccolta dell'acqua che a sua volta portava su questo lato, e tutto un sistema di bacini a diversi livelli. Un progetto che in larga parte non viene realizzato. Dovete sapere che in questo luogo è passato anche Burle Marx. Siamo nel 1971 o 72, non ricordo bene. C'era il convegno annuale dei paesaggisti a livello internazionale, si teneva quell'anno a Cape Town. Burle Marx ovviamente partecipa e viene in qualche modo accalappiato e portato in questo luogo straordinario, e ha la possibilità di confrontarsi con Marco Zanuso nel punto in cui nel frattempo era già partito il cantiere. Lo vedete, là, lo scavo di sbancamento, e Burle Marx realizza un progetto su, non sappiamo, diciamo, le condizioni, cioè che cosa gli sia stato richiesto, se è stato in qualche modo una richiesta di Zanuso o di Sidney Victoria. Fatto sta che abbiamo questo disegno. C'è molto disegno, ovviamente, come in tutto, c'è molto modernismo, insomma, no? Ed è una cosa che a Victoria Press non piacque per niente, perché lei si immaginava, lei era un amante, diciamo, della natura allo stato naturale, e quindi si immaginava l'utilizzo di piante Autoctone. autoctone, e quindi questo progetto per lei era in qualche modo una forzatura. E quindi questo progetto non va avanti, procede Porcinai, ma nella traduzione attraverso il progetto. Ecco, questo è uno schizzo di Porcinai, un disegno abbastanza grande. La casa qui era già stata progettata, anche se io non ve l'ho ancora raccontata. E c'era questo sistema di bacini d'acqua a diverse quote. Ma soprattutto nei disegni di Porcinai si vede abbastanza bene anche già il tema del declivio, che diventa parte compositiva fondamentale di questa casa, cioè una casa costruita su diversi livelli,
tali per cui potesse sfruttare al meglio anche la condizione del luogo dal punto di vista ambientale, topografico e così via. Ecco, questa è una fotografia invece dell'opera finita e qui si vede abbastanza chiaramente cosa Victoria si aspettava e cosa infine è riuscita a realizzare, cioè delle piante che in qualche modo si riappropriano del luogo e lo ricollocano, diciamo, in un condizioni quasi subordinate al luogo, no? Dove vive in simbiosi con la vegetazione. E a questo punto si apre un altro capitolo, perché mentre a un certo punto continuo a fare le ricerche all'archivio del Moderno, a un certo punto trovo un faldone dove si parla di un altro progetto, perché era comunque un progetto in Sudafrica e quindi era stato messo nello stesso faldone, e scopro che c'è un altro progetto di Zanuso realizzato per la stessa committenza, in questo caso per Sydney Press. Ed è un progetto per gli headquarters della sua corporation, cioè Edgars aveva necessità, diciamo, aveva uffici dislocati in varie parti di Johannesburg, dove è presa la foto, aveva bisogno di realizzare un fabbricato che accorpasse il tutto. Nel frattempo era cresciuta a dismisura, una società molto grande e importante, e incarica Marco Zanuso, che ovviamente, insomma, di headquarters ne sapeva qualcosa, lo incarica di fare un progetto. Anche qui, da questo primo faldone di documenti, chiedo appunto a Elena Triumveri, Sì. che è ricercatrice lì, insomma, che in qualche modo ha assistito un po' a tutta la mia ricerca, nel senso che, insomma, io mentre cercavo e vedevo cose, le chiedevo, dicevo: ma guarda che secondo me c'è un altro progetto, me lo puoi andare a prendere? Allora arriva 5-6 faldoni di roba e comincio a scoprire che anche questo progetto ha una quantità importante, soprattutto di studi preliminari, perché il primo progetto in realtà Zanuso studia grosso modo 5 soluzioni differenti. La prima è una torre che accorpa, diciamo, tutti gli uffici in questa torre, su una parte basamentale invece più radicata al suolo. Siamo già fuori da Johannesburg, ci sono stati dei progetti anche in un primo momento doveva essere collocato nel CBD, nel Central Business District di Johannesburg. Poi subito dopo si capisce, Sydney Press chiede che questa sede venga realizzata fuori, questa è già fuori. Subito dopo, Zanuso comincia a sviluppare invece un sistema a piastra, progettato, diciamo, secondo il suo modo di progettare, per moduli, per sistemi geometricamente ampliabili, e il progetto viene realizzato nell'area di una miniera d'oro dismessa, dove ci sono, dovete sapere che a Johannesburg, se l'avete vista, se l'avete visitata, sapete che ci sono queste colline. In realtà Johannesburg è perfettamente piana e queste colline sono i riporti degli scavi delle miniere che erano state, scavi che erano stati fatti nella città stessa, no? E la città è cresciuta fra questi scavi. C'era questo terrapieno, questo colle che in realtà è stato smantellato, e nel luogo dove c'era questa miniera, appunto, Sydney Press acquista il terreno e cominciano a realizzare gli headquarters della Edgars, che si chiameranno Edgar Dane. Zanuso mette a punto, come suo solito, un sistema molto interessante, diciamo, per i getti in calcestruzzo, di questo sistema di solai interamente gettati, con un sistema interamente concepito a partire da forme triangolari. E questo è l'edificio in costruzione. Lo vedete là in fondo alle spalle, vedete il CBD di Johannesburg, e qua l'edificio in costruzione. È una vicenda che corre quasi parallela alla realizzazione, di poco dopo la realizzazione della villa. Questi sono alcuni schizzi delle soluzioni progettuali che io ho trovato estremamente interessanti. Poi, mentre ero lì in visita alla villa, mi sono fatto accompagnare, ho avuto il piacere di andare insieme a Jane, che per la prima volta tornava negli uffici di suo padre, è stata accolta trionfalmente in quello che allora era l'ufficio di suo papà. E scopro che anche questo è un progetto assolutamente importante di Zanuso, dove ci sono tutti, insomma, i suoi principi, modi di progettazione, ed è ancora estremamente ben conservato.
Bene, torniamo alla villa, alla casa, quella che si chiamerà poi Coromandel Manor House, diciamo per come la chiamavano loro. Allora, intanto questa è la fotografia che mi ha fatto innamorare di questo edificio, prima ancora di conoscere tutta questa storia. Io ho visto questa piccola foto nella monografia di Manolo De Giorgi, ho detto, non capivo questa forma quasi come un insetto che cammina a terra, oppure una forma archeologica, oppure un'astronave piombata in mezzo alla campagna. Mi affascinava questa forma, è stato proprio un innamoramento formale. Bene, il punto per me è stato, e nel libro appunto ho approfondito questa parte, come è nata questa forma, come è nata questo progetto. Era Zanuso? Erano i committenti che l'hanno portato a realizzare questa cosa, o il luogo che lo ha spinto a fare questo? Arriverò a scoprire che sono le tre cose assieme. Ovviamente, come tutti i migliori progetti, quando diciamo una condizione ideale, le tre componenti sono talmente inscindibili che alla fine costruiscono in qualche modo la complessità del progetto. E vado, già che ero diciamo comodo ad Homus, vado a spulciare nell'archivio e scopro che nel 42 era un'annata diciamo in cui c'era poco da pubblicare, ovviamente c'era la guerra, no? E quindi i giovani che gravitavano intorno alla rivista venivano stimolati a fare dei progetti ideali, e quindi per un anno pubblicano in ogni numero due o tre progetti di casa ideale. Marco Zanuso, allora giovanissimo, fa questo progetto e viene messo in copertina. E c'è una relazione di progetto di una pagina che dice: quando costruirò la casa per la mia famiglia andrò in campagna e puntini puntini. E poi c'è tutta questa relazione in cui racconta di una casa per una famiglia che possa crescere insieme alla famiglia. Quindi già diciamo il principio della modularità, che non solo è un principio costruttivo, ma è anche un principio di crescita. Allo stesso tempo, e questo è il progetto, lui lo trasforma anche in modalità compositive e costruttive che sono molto, molto simili a quello che poi realizza a Coromandel, questo sistema di muri paralleli, con l'idea che poi un ulteriore muro parallelo possa ospitare ulteriori spazi e così via. Marco Zanuso, questo è un libro che stava nella sua biblioteca Biblioteca. personale. È un libro che ha conosciuto, studiato approfonditamente sulla crescita e sulla forma. Lui è ovviamente, lo saprete, insomma, Zanuso si è diciamo formato moltissimo su questi presupposti scientifici dell'idea di un edificio che cresce come un organismo, ma letteralmente, e tradotto poi in forme compositive che in qualche modo vediamo nei vari progetti. Tra l'altro, uno degli schizzi, diciamo, progettuali iniziali di Edgardale è impostato appunto in questa maniera, giusto per riprendere questa idea della crescita, no? Dell'organismo e della crescita. Poi c'è un altro filone che parallelamente Zanuso ha sempre avuto dentro, diciamo, il suo modo di lavorare, il rapporto con la natura. E sono andato a trovare una rivista del 46, anche in questo caso va in copertina, anche in questo caso un progetto non realizzato, ma così un progetto tra Ideale. virgolette ideale. In questo caso non era la casa ideale, ma era una casa per un ipotetico committente. Lui immagina in Liguria, e quindi terreno fortemente scosceso, e c'è un testo molto bello dove lui parla del rapporto fra il vivere nella natura e questa famiglia che può, diciamo, relazionarsi nel modo più diretto possibile verso la natura, quindi questa casa che si apre contemporaneamente ha delle forme quasi di fortilizio, no? Con questi contrafforti. E io ci vedo, dalla fusione di quello che avete visto nel progetto precedente e di questo, in qualche modo il nocciolo di quello che poi ha portato avanti sembrava essere già lì. Anche qui ci sono questi muri di Di pietra contenimento. che sembrano, diciamo, appartenere ai terrazzamenti del luogo, in realtà sono parte integrale dell'abitazione.
il punto di contatto fra Sidney Vittoria e Marco Zanuso è Arzachena, ovviamente. È Arzachena l'innamoramento che porta queste tre persone intorno a un tavolo a parlare di un progetto. Arzachena, in fondo, è un sistema in qualche modo chiuso, ma allo stesso tempo il suo centro è uno spazio aperto. E quindi è questo che è piaciuto tantissimo a Sidney Vittoria, l'idea di una casa che il cui centro in realtà è il luogo dove sei più esposto alla natura, quindi la tua vita è fortemente relazionata in rapporto all'uomo. E l'idea di questa modularità, che ovviamente non era l'interesse, diciamo, Sidney Vittoria, ma chiaramente era quello che aveva improntato dal punto di vista compositivo questa casa. E questo è il cuore della casa, ovviamente uno spazio all'aria aperta, no? Questa è una delle foto che sicuramente hanno visto Sidney e Victoria. Bene, e a questo punto all'archivio del Moderno metto da parte e comincio a studiare cronologicamente tutti gli schizzi con l'evoluzione del progetto per Coromandel. E scopro che ce n'è una miriade. Io li avrei voluti pubblicare tutti perché mi affascina terribilmente vedere il percorso che un architetto conduce da una prima idea fino alla realizzazione. Ho dovuto ovviamente sintetizzare, asciugare molto, il libro, l'avete visto, non è corposo, si poteva fare un libro tre volte tanto. In estrema sintesi, da cosa parte Zanuso? Da un'idea di una costruzione fortemente arroccata, in qualche modo quasi come fosse una sorta di fortilizio, in virtù del fatto che il rapporto con la natura allo stesso tempo deve essere anche una sorta di elemento di protezione verso delle condizioni climatiche ai due estremi, perché lì siamo nel nostro clima ma ribaltato, no? Per quanto comunque in un contesto naturale molto gradevole, però insomma, arriva alle due condizioni estreme, molto caldo e molto freddo. E quindi parte dall'idea che spinge moltissimo sull'idea appunto di una costruzione con poche aperture e piuttosto dove il verde sembra quasi spuntargli da sopra sui fianchi. Poi comincia a prendere sopravvento l'idea di questi muri. Da subito si innamora dell'idea di questi muri, forse ispirate all'idea di questi muri che sorreggono i fianchi delle miniere, oppure comunque insomma un elemento che in qualche modo aveva già dentro, appunto. L'abbiamo visto anche in un primo progetto, ma soprattutto l'idea geniale di fare una casa senza porte. L'idea di una casa, di uno stile di vita nel quale ogni stanza va in sequenza rispetto all'altra. Allora a questo punto entra in gioco un altro elemento che comincia a costruire compositivamente la pianta dell'abitazione. Sostanzialmente, nel non avere porte, sono l'incontro fra questi muri che determina gli spazi a maggiore o minore intimità e il percorso che uno, passando da una stanza all'altra, percorre. Quindi non avrete mai un corridoio e non avrete mai una stanza, avete sempre degli spazi che conducono ad altri spazi. Dovete sapere che Sidney e Victoria avevano chiesto a Zanuso una casa abbastanza grande, diciamo la richiesta era una superficie importante, ma soprattutto che ci fossero cinque aree, una per i genitori, un'ala dedicata ai genitori, un'ala dedicata alle figlie, un'ala dedicata ai figli maschi e un'ala per, diciamo, per lo spazio comune in qualche modo per gli ospiti anche. E in più una quinta ala dedicata ovviamente al funzionamento della casa, quindi con un'abitazione che parte della casa ma separata per la servitù, le persone che lavorano in questa casa e tutti gli spazi, la cucina e così via. Quindi l'idea di questo muro si comincia a articolare e trova, insomma, in questo schizzo in basso trova una sua regola compositiva. Che piano piano comincia a strutturare la composizione di questa casa. E poi entra in gioco il secondo elemento. È una casa sul declivio, questi muri paralleli non sono muri tutti impostati alla stessa quota, ma saranno a quote differenti. Questa cosa automaticamente genera dei gradini fra un'area e l'altra, e quindi sono soglie, punti di separazione, anche se non fisicamente determinati da
una porta, ma sono soglie. Quindi una casa è costruita tutta su soglie fra spazi in sequenza o spazi adiacenti ma a quote differenti. Poi entra in gioco un altro fattore, che è quello che a me affascina di più in assoluto. Zanuso riesce in una cosa abbastanza particolare, cioè lui costruisce una composizione a partire da una modularità. Quindi potete prendere Arzachena e moltiplicarla come organismo che cresce molto esteso nel senso della lunghezza e otterreste più o meno Coromandel. Ma però introduce un altro fattore. Quindi al fattore additivo, cioè la costruzione per addizioni di moduli, introduce da dentro la forma scavata, cioè la massa entro cui scava la forma. Riesce a combinare due metodi progettuali che io personalmente l'ho visto fare solo a lui. In questa maniera lui sostanzialmente riesce a ottenere il fatto che la sequenza degli ambienti non è fatta semplicemente di stanze a pianta rettangolare, ma ci sono degli ambienti che per via della loro forma scavata costituiscono delle soglie che accompagnano il percorso, per cui non ho mai introspezione, a parte che ogni ala, diciamo, è dedicata a un gruppo della famiglia, quindi c'è comunque intimità, però c'è sempre la privacy. E i bagni sono sempre lo spazio filtro fra uno spazio più importante e un altro, quindi di fatto diventano come dei gusci scavati nella roccia. Alla fine questa è la composizione di questa casa, quindi l'ala per i genitori, che è costituita da una specie di soggiorno privato studiolo da cui si accede a questa zona. Qua c'è il guardaroba, il bagno, la doccia, i servizi e poi la camera. E così via. Questa è la zona, qua c'è l'ingresso, no? E la zona dedicata ai figli maschi con una palestra al centro, figlie femmine, cucina e abitazione per la servitù. E in più una vasca d'acqua qui, che parte come una vasca a pelo d'acqua e poi diventa una piscina. I bagni sono un capolavoro, i disegni sono bellissimi. Questo disegno non è molto bello, ma ci sono un po' di annotazioni, per cui ho preferito proiettare questi. I bagni sono bellissimi perché sono veramente forme scavate. Tra l'altro Zanuso già lavorava su questi, diciamo, lavorare sull'idea del bagno prefabbricato, qualche cosa che potesse essere costruito come forma autonoma, ma qui è la stessa forma ma è scavata nella massa di pietra. E quindi è affascinante perché sembra davvero nascergli da dentro. Questo è un modello in stampa 3D che ho fatto nel mio studio perché mi affascinava terribilmente questa idea appunto della composizione additiva, cioè muri seriali, un sistema che cresce e allo stesso tempo forma di scavo, no? Qui si vede abbastanza bene, insomma, tutto l'organismo della casa nel suo sviluppo. Stiamo parlando di 180 metri lineari, nello sviluppo nella parte più estesa. Poi mi sono posto il problema, ma perché lui inclina i muri al termine? Perché compositivamente, se non li avesse inclinati, poteva essere come se i muri potessero proseguire all'infinito. Con questa soluzione, diciamo, di questa sorta di interruzione, lui definisce una forma finita, ma in qualche modo richiama anche delle architetture molto arcaiche, no? Cioè è una soluzione pratica perché è anche un modo di contenere la spinta della parte più libera, diciamo, della muratura in questo punto, tra l'altro, dove l'altezza è notevole perché la casa, essendo tanto lunga, poi a un certo punto il terreno scende e i muri sono molto alti, no? Seconda cosa, lui non voleva finestre e da lì si riparte dall'idea iniziale del fortilizio, l'idea che questa casa non poteva avere banali finestre e piuttosto le finestre, gli spazi, diciamo, di interazione fra il dentro e il fuori sono tutti rivolti in questi scavi all'interno. Le uniche finestre che danno sul lato esterno sono queste e dove poi lui ricava questi semiarchi che vanno a definire lo spazio filtro fra l'area, diciamo, living, la parte comune, e la parte esterna dell'abitazione.
La costruzione è un momento epico perché allo stesso tempo, allora intanto la pietra viene da una miniera, da una cava, scusate, da una cava lì a due passi. Ho due pezzi di questa pietra anche nel mio studio perché è proprio lì a due passi ed è una pietra straordinaria, dolerite, che ha una coloritura leggermente dorata. È straordinaria perché dialoga proprio con le cromie del luogo, no? E poi il cantiere sembra un momento proprio epico, no? Mitico, dove vengono tirate su queste murature da cinque persone, cinque signori di colore, che vengono addestrati a costruire muratura lì sul posto da Zanuso stesso e dal costruttore. Questa è una fotografia di David Goldblatt, lo vedete che forma allo stesso tempo, sembra, non so, una rovina Maya, Azteca, Inca, oppure allo stesso tempo è una forma estremamente asciutta e quasi senza tempo. Questi sono i signori che hanno tirato su questi muri nella parte più alta, sono impressionanti nella loro altezza. E c'è questa fotografia con un appunto, non è la scrittura di Zanuso, ma mi piace molto perché dice interessante anche se non finito. E mi sono chiesto, vabbè, sì, interessante anche se non finito perché evidentemente c'erano ancora da fare tutti gli interni, c'era da. Però io l'ho letta anche da un altro punto di vista. Arrivati a questo punto, l'architetto aveva finito il suo lavoro, ma doveva cominciare il lavoro del paesaggista, o meglio della natura. Ed è quello che da quel momento in poi avviene. Ecco, questa è ancora la forma, diciamo, tra virgolette, pulita nella sua forma architettonica. Dove la potete percepire nella sua interezza, la natura non ha ancora compiuto il suo corso, da adesso in poi lo compierà. Negli stessi anni Zanuso disegna e realizza il cimitero di Muda Maya. Io sono andata a visitarmelo perché ci trovavo, diciamo, degli elementi compositivi che mi ricordavano un po' questo. Questo è sostanzialmente il progetto di una forma per scavo, quasi un villaggio scavato nel terreno, no? In qualche modo un omaggio a tutte queste persone che sono morte, diciamo, in questa tragedia. Beh, gli anni sono quelli, eh? Coromandel, in qualche modo, è lo stesso principio, ma è estroflesso, Rivalutato. portato in fuori, no? Interessante, anche se non finito. Ecco, questa è una fotografia del 2013, qua la natura ha compiuto il suo corso. Cosa ha fatto intanto? Beh, Zanuso aveva previsto una copertura di terra e di piante autoctone. Autoctone. E aveva previsto a Zanuso, insieme a Porcinai e a Vittoria, diciamo, l'idea era appunto quella di che la casa si fosse di nuovo inglobata dalla vegetazione e che questo fosse parte integrante del progetto, no? E questa è una vista dall'alto, quindi quando la natura ha compiuto il suo corso. Questa è una vista ancora più da lontano, no? Dove vedete abbastanza bene, insomma, questa è una vista, se andate là oggi più o meno trovate una condizione di questo tipo. E c'è questa iscrizione sopra il varco d'ingresso dove al termine dei lavori viene riportata questa scritta, Hic terminus aeret, è tratto dall'Eneide, Marco Zanuso, Persinti Press, 1975, la data di completamento dei lavori. Vuol dire qui è fissato il termine. Fa riferimento alla fondazione di Roma, quindi a dire è stata un'impresa molto dura, abbiamo fatto qualcosa di importante, grosso, che rimarrà nel tempo. Io ho provato anche a dargli un'altra interpretazione, poi lo scrivo anche nel testo. Perché in realtà Zanuso, le cui ville hanno un percorso molto razionale e coerente, sono quasi tutte costruite attorno a un patio, una corte, attorno a un vuoto. A Coromandel è ancora così, ma portata all'ennesima potenza. Io credo che finito questo lavoro abbia varcato una soglia. Quindi, Hic terminus aeret, in realtà in latino significa anche qui è fissato il termine, ma vuol dire anche stai passando una soglia dove c'è qualcos'altro. L'ho voluto interpretare in questo modo un po', diciamo, poeticamente, perché in realtà, mentre per Sidney Victoria si completa. È stata fondata Roma, è stata costruita questa importante, diciamo, costruzione che per tutta la vita hanno desiderato e finalmente hanno costruito. Per Zanuso inizia un percorso che lo porterà ben oltre. Quindi, se per Sidney Victoria questo straordinario
edificio che è un guscio protettivo, no? È anche da fuori è anche effettivamente un fortilizio. All'interno ha un'anima calda, accogliente, e dentro ci sono tante, c'erano, non ci sono più, c'erano tanti pezzi disegnati da Zanuso che aveva seguito anche tutto l'arredamento, no? Bene, nel 1988 Zanuso trova un altro committente altrettanto visionario, che però purtroppo diciamo, non avrà lo stesso rapporto che ha avuto con Sydney Press, per cui questo progetto, che è una abitazione che Zanuso progetta sull'isola di Cavallò, in Corsica, per un imprenditore francese, ecco, questo progetto è secondo me quasi l'esplosione dell'idea di Coromandel, cioè l'idea di un organismo. Fino a Coromandel siamo all'idea di un organismo che in qualche modo cresce a una dimensione molto grande, ma ancora tenuto insieme da un sistema modulare. Qui letteralmente esplode e sembra quasi, a me affascina molto perché sembra quasi una pianta archeologica. E ci sono almeno tre varianti di questa pianta, ce n'è una ancora più estesa. Purtroppo di questo progetto verrà realizzato solo una parte molto ridotta. Vi invito ad andarlo a guardare su Google Earth perché è comunque interessante. Lo stesso Zanuso fa riferimento in uno dei suoi testi negli anni 40 alla descrizione di Plinio dell'abitazione per un imperatore romano, non mi ricordo quale, e c'è una descrizione molto minuziosa che lui riporta. A me ricorda tantissimo, lo dico anche nel testo, la villa di Ventotene, i resti della villa romana di Ventotene. Insomma, in questa isola dove lui mappa, Zanuso mappa tutte le rocce, è un'isola dove non c'è un filo di vegetazione, pura roccia, e lui costruisce tutto un sistema, diciamo, di muri che diventano un vero e proprio sistema quasi archeologico. Poi c'è tutto un altro filone, se volete andiamo anche un po' più veloce, c'è il filone diciamo, del perché questa casa, dal punto di vista culturale, che cosa rappresenta anche, no? Allora, la casa è stata iniziata nel 69, quindi siamo nell'ambito della rivoluzione culturale del 68, c'era il concetto, l'idea dell'emancipazione della natura, c'erano i primordi di quella che è diventata la tecnologia oggi, cioè la ricerca di una tecnologia che possa sparire ed essere al servizio dell'uomo. Tutto quello che abbiamo oggi in mano, Apple, tutto nasce da un principio culturale che nasce allora. Marco Zanuso è pienamente intriso di tutto questo e scrive un testo nel 1965, stranamente utopico, non è da Zanuso, e lo intitola La casa, megastrutture, cellule abitative, caverne del XXI secolo. E descrive l'idea di una vita, cioè dell'uomo che si emancipa rispetto alla natura. Si emancipa allo stesso tempo dalla tecnologia e a quel punto il rapporto con la natura non è più di soggezione, non è più soggetto alla natura, ma è in dialogo diretto con la natura. Caverne del XXI secolo, secondo me, traduce abbastanza bene quello che poi lui realizza a Coromandel. Siamo negli anni in cui Rainer Banham scrive questo fondamentale testo, dove include anche uno dei progetti di Zanuso. Bene, la casa di Coromandel è sostanzialmente la traduzione dei principi di un'architettura inserita, secondo, nel rispetto delle questioni ambientali, ma non esaltando la propria tecnologia, ma piuttosto rendendo gli spazi puri e portando la tecnologia dietro, in modo che non sia prettamente visibile. Questa è una intervista su Domus del gennaio dell'88 in cui Zanuso racconta a Lampugnani la sua idea del come la tecnologia va portata al suo estremo. L'unica possibilità di dare salvezza alla natura, quale garanzia della sopravvivenza del globo terrestre e dell'umanità, è quella di portare l'artificio alle sue conseguenze estreme. E a mio avviso, a Coromandel, lui ha in qualche modo tradotto questa intenzione in una forma ben chiara. A Coromandel, sopra nel soffitto e giù nel pavimento, corrono tutta una serie di sistemi di ricambio aria, anche di aria condizionata, di sistemi abbastanza complessi e articolati che poi vengono
completamente celati e voi percorrete degli spazi che sono pura architettura, puro spazio da vivere. In realtà è una casa talmente intelligente che di aria condizionata non ne ha bisogno perché ha un solo piano, acquattata terra, con la terra sulla copertura, che è il miglior naturale, è il miglior isolamento naturale a minor costo, ovviamente. In più, con questa forma molto allungata, questi canali che incanalano l'aria e proteggono dai venti, ma piuttosto ti tengono o il calore o il freddo, no? L'acqua. E l'acqua, esatto. Tutti questi sistemi insieme. Questo è Enrico Castiglioni che viene incaricato di realizzare un sistema di amplificazione, perché nella parte centrale della casa c'è un sistema molto innovativo, diciamo, di amplificazione e di proiezione, diventa Audiovisiva. un vero e proprio sala cinema. Tutto questo celato nello spazio. A me ricorda moltissimo Black Box, che poi mi hanno detto che in realtà si chiama Black e basta. Sì, Me Black. l'ha detto la figlia di Sapper che ho incontrato una settimana fa, mi ha detto che si chiama Black. Sì, È era così? Black, Ok, sì. io nel libro ho scritto Black Box, vabbè. Io trovo in questa forma gli stessi principi di Coromandel, cioè una forma iconica, con questi piccoli tagli che denunciano ovviamente un problema di natura tecnica, qui c'è diciamo, un surriscaldamento interno dei transistor, degli elementi che fanno funzionare la televisione, che diventano anche forma. Coromandel, secondo me, lo traduce abbastanza bene la stessa intenzione. Questo per dire che Zanuso è straordinario anche perché a quell'epoca era uno di quelli che era ancora capace di portare insieme architettura, design e la progettazione ambientale dentro all'alveo della progettazione come matrice comune, cosa che oggi si è completamente persa. Dicevo appunto la terra come isolante naturale, quindi è una casa. L'acqua, esattamente, l'acqua. Allora, la piscina, lui poteva fare una bellissima vasca all'esterno. Cosa ha fatto? Un pelo d'acqua che quindi rinfresca quest'area per il pranzo o la cena all'aperto, che poi scende giù e diventa anche piscina vera e propria, ma è contenuta dentro questi lunghissimi muri. Bene, oggi io e la mia coautrice Edna Pera ci stiamo ponendo il problema di che cosa succederà a questa casa, perché questa casa oggi non appartiene più alla famiglia e con la famiglia ci stiamo interessando per diciamo, capire cosa succederà, perché questa abitazione oggi appartiene al Farm Worker Trust, cioè a questa cooperativa di agricoltori che oggi possiede tutto quello che un tempo era il possedimento di Sydney Press. Questa è una guest house, ha il vantaggio meraviglioso che con diciamo, Pochi pochi soldi. euro, non euro, rand, si può pernottare in questa abitazione, a rischio, tutto è internamente ancora come era allora, tranne gli arredi che non ci sono più, il rischio che, punto interrogativo, che qualcuno, diciamo che non cogliendo l'importanza di questo fabbricato vada a distruggere questo patrimonio straordinario. Ci siamo interessati anche presso il Docomomo del Sudafrica, stiamo diciamo, sviluppando varie ipotesi diciamo, di salvaguardia e di progettazione per recuperare e restituire la casa nel suo spirito originario. Vi lascio con questa ultima immagine dove vedete che la natura qua è sovraccresciuta, overgrown, no? Come si Sì. dice in inglese. E queste sono foto sempre del 2013, quindi oggi forse è Ancora di più. ancora peggio. C'è una coppia di signori che sono i custodi della casa che fanno diciamo, manutenzione spicciole. E chiudo con questa immagine che è diciamo, questo straordinario serramento aperto, spalancato sull'esterno, dove c'è un rapporto molto forte con la natura.